50 rifugiati politici provenienti dalla Siria sono arrivati e resteranno a Como. Fanno parte di un gruppo di 480 che verranno complessivamente accolti in Lombardia. Si tratta di nuclei familiari, ci sono più minori che adulti, spiegano dalla questura cittadina. Oggi abbiamo svolto le procedure di routine e spiegato loro la situazione normativa. Ora la prefettura, in collaborazione con la Caritas diocesana, si occuperà di smistarli nei vari centri del territorio. Si tratta di arrivi imposti dallo Stato centrale e dalle prefetture senza il minimo coinvolgimento della Regione e degli enti locali, attacca l'assessore all'immigrazione di Regione Lombardia Simona Bordonali. Da quanto si è potuto apprendere, i 480 stranieri verranno suddivisi tra le diverse province lombarde, 60 a Bergamo, 50 a Brescia, 50 a Cremona, 30 a Lecco, 50 a Mantova, 50 a Monza, 50 a Pavia, 50 a Sondrio e 40 a Varese, oltre ai 50, come detto, arrivati a Como. All'appello mancano i dati di Lodi e Milano. Sarebbe opportuno che il governo iniziasse a chiedere aiuto all'Unione Europea per gestire il fenomeno, ha aggiunto l'assessore Bordonali. Chi pagherà i servizi da erogare, si è chiesta la titolare regionale all'immigrazione. Gli stessi enti locali, ha poi detto, che non sono neppure stati coinvolti nelle decisioni. Non faremo calare il silenzio su questa situazione, ha concluso, dello stesso parere, il deputato comasco della Lega Nord, Nicola Molteni.